Buongiorno a tutti, eccomi tornata con la 7 Toddler Challenge. Oggi mancano soltanto 2 giorni al passaggio di età e non mi sembra vero. Direi di far partire subito questa giornata, questo venerdì, che sarà super super impegnativo. Abbiamo alcuni bambini che stanno dormendo, compresa Veronica, mentre invece Lucas si è svegliato perché ha molta fame, poverino. E visto che nella scorsa puntata abbiamo fatto preparare a Veronica dei biscotti al cioccolato, direi di prendere decisamente una porzione. Poi anche Andrea ha fame, quindi anche tu Andrea vieni qua e prendi una porzione. E sicuramente avrà fame anche Francesca, infatti prendi una porzione. Venite tutti qui. Da bravi. Ok, si sono arrangiati praticamente. Intanto Veronica la facciamo riposare un pochettino perché è parecchio stanca. E poi anche Veronica prendi la porzione. Lucas invece sta ancora dormendo, però anche lui poi ha fame, quindi vieni qua anche tu e prendi una porzione. Lisa non ha troppa fame, quindi al momento niente. E Ariel, anche lei ha decisamente fame, quindi prendi una porzione. E anche Melissa ha fame, hanno tutti fame, quindi prendi una porzione. Ed eccoli qua i nostri bambini, i nostri bebè, che stanno facendo colazione tutti insieme, o perlomeno quasi tutti. Lui è felice, molto bene, quindi chiacchiera un po', parla dei giocattoli, parla dei camion, parla del colore preferito. Poi facciamo balbetta, facciamo fai delle facce buffe. Mattia continua a dormire. Poi bisogno anche del vasino. Non ricordo se lui ha imparato ad utilizzarlo. No, deve chiedere aiuto, però al momento non può farlo perché Veronica sta ancora dormendo. Vediamo, direi Veronica che puoi anche svegliarti adesso. Dai, hai dormito abbastanza, poi la farei anche cambiare d'abito quasi quasi, se no mi stai inaccappato io tutto il giorno. Cambia abito e facciamo look quotidiano, come sempre. E svegliati anche tu, così vai a mangiare insieme a tutti i tuoi fratelli. Lisa, anche tu puoi svegliarti, e anche Ariel direi che puoi svegliarti e andate tutti a mangiare. Eccoli qua, quindi direi di prendere una porzione, ok, l'hai fatto. E Andrea ha soltanto bisogno di un bagnetto, quindi dopo lo facciamo. Vieni qua e chiedi del bagno, ottimo. E Lucas invece, Lucas è completamente... è felice, molto molto bene. Sta arrivando un messaggio alla nostra Veronica. Veronica, giuro, ho appena saputo di questo concerto. Sì, magari venire al concerto con tutti questi bebè la vedo un po' dura, la vedo un po' difficile. Comunque stavamo dicendo che Lucas ha tutto completamente verde, quindi io Lucas lo manderei un po' a divertirsi qui fuori, così almeno non ci pensiamo più. Poi anche Mattia è abbastanza contento, solo bisogno di mangiare, cosa che sta facendo. Poi ha bisogno del pannolino, ma lo sta utilizzando, si sta arrangiando. E poi anche lui ha bisogno di un po' del bagnetto, quindi chiedi del bagno. E chiediamo alla babysitter che è arrivata, grazie mille. Poi abbiamo il nostro Andrea, il ricciolino, ha bisogno anche lui di un bagnetto. Quindi direi di venire in quest'altra vasca e chiedi del bagno a questo punto a Veronica. E Lisa, eccola qua, è tutta sporca. Che ti è successo, Lisa? Quindi facciamo una cosa, Veronica. E vieni qua, lodiamola, rallegriamola. E poi facciamo insegna a parlare, visto che è una cosa che non abbiamo mai fatto praticamente con questi bebè. E poi facciamo, fai un bagno con la schiuma. Ottimo, ma lui? Eccolo qua. Francesca ha bisogno di andare in bagno, soltanto quello. Però deve chiedere aiuto, chiedi aiuto, facciamo anzi alla babysitter che Veronica ha un po' troppe cose da fare. Poi, Ariel è molto triste perché anche lei ha bisogno del bagnetto. Ok, siamo tutti in fila per il bagnetto. Bagno... e facciamo alla nostra babysitter.
Ok, e poi manca l'ultima che è Melissa. Siamo quasi alla fine di tutte queste, di questa challenge, e ancora non ho imparato i loro nomi. Vabbè, anche lei deve fare il bagnetto e deve usare il vasino, però credo che infatti nemmeno lei ha imparato ancora ad utilizzarlo. E, loro stanno mangiando molto bene. Nel frattempo, come succede ogni volta, la cucina è sempre un caos, quindi andiamo a ripulirla del più grosso, più che altro. Allora, Lucas, ok, lui è qua che si sta divertendo. Mattia ha bisogno del bagnetto. Parla, è quella qua che è arrivata la nostra babysitter, molto molto bene. Sei molto infuriato, per quale motivo? Dove sono tutti quanti? Per il bisogno di attenzioni. Ed è arrivata la nostra mitica babysitter a fargli il bagnetto. Veronica nel frattempo sta giocando con la piccolina, però direi di fargli un bagno con la schiuma perché è decisamente sporca, cioè è lercia. Addirittura sporca sul nasino. Lei assomiglia tantissimo, ora che la guardo, alla bambina del cartone Monster & Co. No, secondo me è praticamente lei. Molto molto bella anche lei. Mi piacerebbe utilizzare non tutti questi bebè, ma alcuni di questi bebè per una serie di The Sims, magari anche una miniserie dove sarete voi a scegliere, insomma, la storia, creare la storia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se come idea vi può piacere. Bravi. Mattia, no, ma Mattia dov'è? Scusate, perché risulta che non è mica farsi il bagnetto. No, dove state andando? Fatti tenere in braccio. Parla. Ma vabbè, stanno andando a farsi un giro. Molto strana la cosa. Andrea nel frattempo è qui che sta giocando. Dopo tutti questi giorni insieme, i bebè stanno iniziando a conoscersi meglio, insomma. E si stanno divertendo insieme, cosa che invece prima non succedeva. Fai delle facce buffe, poi facciamo parlare del colore preferito, gioca con le bambole. Melissa è molto triste, ma chiedi il bagnetto, perché non l'hai ancora portata? Chiedi conforto e poi altre scelte, aiuto e facciamo bagno. Ah, perché le sta ancora insegnando a parlare, certo. Poi Veronica, direi che devi anche fare il bucato, aggiungere la lavatrice. Ariel, eccola qui, e lei ha bisogno di attenzione e di un bagnetto. E chiedi del bagno alla babysitter, ma è ancora fuori con Mattia. Ma dove sono finiti? Tornate a casa, assolutamente. Mattia, cosa ci fai qui da solo? Ma torna subito a casa, subito. Ma questo è pazzo. È scappato di casa, poverino. Lei sta giocando, Lisa. Sta continuando a giocare ed è felice, sono molto contenta di questo. Ariel invece dicevamo che è molto triste perché ha bisogno del bagnetto, ma la babysitter dove è finita? Non è ancora rientrata? Niente, quindi magari facciamo che dia il bagnetto a Veronica. Il nostro ricciolino sa usare il vasino meglio di chiunque altro e poi ha fame, quindi vediamo se c'è qualcosa ancora da mangiare. No, non c'è più niente, neanche in frigorifero. Apri. No, assolutamente non c'è niente, quindi portami una bevanda. Chiediamola alla babysitter, vediamo un po'. Mattia nel frattempo è rientrato? No, sta rientrando. Andrea, anche Andrea sta scappando. No, 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 ma cosa sta succedendo? Tornate qua. Torna subito a casa, subito. Usa il vasino, usalo bene. Usa il vasino. Bravo. E Ariel, eccola qua che finalmente sta facendo il bagnetto. Poi Veronica, devi far partire la lavatrice. Lava il bucato. Qua c'è dentro qualcosa. Eh sì, asciuga il bucato. Lui ha bisogno di mangiare, però non c'è niente in frigorifero, quindi Veronica devi per forza preparare qualcosa. Servi il brunch e facciamo delle frittelle per tutti.
Poverino, poverino, cosa c'è tesoro? No, Lucas è molto triste perché ha fame, anche lui ha bisogno di un bagnetto, quindi chiedi del bagno a Veronica. Oh, stanno piangendo tutti, aiuto. Poveri piccoli. Veronica, vieni qua e facciamo altre scelte. Cura del bebè. Non c'è conforto, genitorialità no, amichevole, rassicura, ecco qua. La piccolina. Cosa c'è, tesoro? Sei stanca? No, hai soltanto fame. Hanno tutti fame, quindi direi Veronica che è arrivato decisamente il momento di preparare da mangiare. Sì, lo devi fare per forza. Quindi facciamo. Servi il pranzo, abbiamo detto. È frittelle, quante cose che si possono fare? Al momento fai le frittelle. Hanno tutti fame, però devi assolutamente cucinare per forza. Lucas, hai bisogno del bagnetto, quindi intanto chiedi del bagno alla babysitter. Mattia, eccolo qua che è tornato, anche lui ha bisogno del bagno. Quindi vieni qua, chiedi del bagno alla babysitter. Ottimo. Nel frattempo Veronica sta preparando la colazione, le frittelle, frittelle per tutti. Ma la babysitter non c'è, eccola qua. Quindi, visto che hai bisogno di un bagnetto, ok, perfetto. Le frittelle sono quasi pronte. Lei poverina poi è stanca, quindi finite le frittelle, io direi di venire qua e dormi. Per forza, perché si deve riposare. E voilà, le frittelle sono pronte. Quindi quali sono i bambini che hanno fame? Melissa decisamente ha fame. Quindi Melissa, direi, vieni qua e prendi una porzione. Poi abbiamo la piccola Ariel. No, lei non ha fame. Però è triste, lei ha fame, quindi vieni qui e prendi una porzione. Poi Lisa, anche Lisa ha fame, quindi prendi la tua porzione. Andrea ha fame, hanno tutti, tutti molta fame, prendi la porzione. Infatti sono già le 2 del pomeriggio. Anche Mattia ha fame, si sta facendo però il bagnetto. Guardate quanti vestiti ci sono per terra che bisogna lavare, bisogna fare un sacco di bucato. Intanto tutti i nostri bebè stanno arrivando a prendere là. Le frittelle per il pranzo, prendi una porzione. Poi abbiamo, come si chiama lui? Lucas, e anche Lucas, speriamo che basti per tutti, prendi una porzione. Ma è andata a dormire Veronica? No, ancora sveglia. Dai, vai a dormire, hai mangiato abbastanza, vai a dormire. Eccoli qua tutti i bambini, bravi. Alla fine ci sono i seggioloni, però si siedono tutti sulle sedie, perché facciamo, si fa molto, molto prima, poi perché da soli non ci possono entrare. Cosa c'è Ariel? È la seconda volta che piangi oggi. No, tu non sei Ariel, però sì, sei Ariel. Ok, ho azzeccato il nome, non mi sembra vero. Cosa c'è? Hai bisogno di attenzioni. Non c'è la babysitter a cui rompere un po' le scatole. Dov'è finita? In bagno non c'è, nelle camere non c'è. Veronica, perché non sei andata a dormire? Vai a dormire, rilassati, rilassati, li gestisco io, non ti preoccupare. Dai, eccoli qua, la nostra combricola. Sono quasi tutti qua, 2, 4, 5, 6, ne manca uno. Ma ti ho detto di andare a dormire. Non mi ascolta proprio. Non mi ascolta proprio. Fatti un bagno e vai a dormire. No, non bere il caffè, vai a dormire. Oppure fai un pisolino qua sul divano, allora, se non vuoi andare a dormire, fai un pisolino. Combinano un po' di pasticci, questo è tutto nella norma. E vediamo un po' le altre esigenze. Lei ha bisogno del bagnetto. Si sta facendo un bagno, no, non se l'è fatto perché sta per crollare, molto bene. Mattia ha bisogno di attenzioni. Chiacchierate un po' tra di voi, parla dei paladini, parla del colore preferito, poi facciamo anche con lei del colore preferito e facciamo Balbetta.
Avete bisogno di un po' di divertimento però tutti voi, quindi uscite insieme e gioca nella vasca delle palline. E te, Melissa, dove sei? Hai bisogno del bagnetto, ma lei? Alt, ma lei è la babysitter? Ma perché sei in pigiama, in costume? Hai fatto il bagno? Gioca. Vediamo un po'. Lucas sta mangiando e poi ha bisogno decisamente del bagno, quindi chiedi del bagno alla babysitter. Lei... Lisa invece sta... No, si è addormentata sulla poltroncina, sta crollando, guardatela. Troppo tenera. Fa un pisolino qui sulla poltroncina. Francesca, anche lei è stanca, quindi magari... Ah no, Francesca non è stanca, ha solo bisogno di un bagnetto. Quindi vediamo se la vasca è occupata. No, non c'è nessuno, quindi bagno per favore alla babysitter. Veronica, ti stai rilassando un po'? Fai un pisolino, dai. Brava. Mattia è stanco anche lui, quindi Mattia vieni qua e anche tu fai un pisolino. Lucas sta andando anche lui a fare un riposino, però più che altro, più che un riposino avresti bisogno di un bagnetto. Ma perché la babysitter non te lo fa? Chiedi del bagno. Ok, finalmente Veronica si sta rilassando un po', si sta riposando perché ne ha assolutamente bisogno. Io intanto riordino quel che posso. Dove stai andando? Dove volevi scappare? Torna subito dentro e fatti il bagnetto perché qui comandiamo noi, non te. No, che brava, ma lei è l'unica che sa usare, ha imparato a usare il vasino, perché anche Melissa non è capace, quindi chiediamo aiuto, perché se si sapessero arrangiare sarebbe sicuramente una cosa migliore. Ok, che hanno il pannolino, però almeno si sporcano meno velocemente. E adesso perché piange? La terza volta oggi che piange, hai bisogno di attenzione. Vai da Veronica e svegliala, così. Tanto ha dormito un po', dai, vai qua e svegliala. E gli unici due contenti sono i maschietti. Lucas si sta facendo il suo bagnetto, poi anche tu, Lucas, direi di chiedere aiuto con il vasino. Sempre la babysitter, già che ci siamo. Veronica, ti sei svegliata, c'è la piccola Ariel che non sta bene, che continua a piangere. Loda, rallegrala e facciamo, controlla il bebè. Sono già le 17, le 5.30, tu sei tutto lercio, tutto sporco, vieni subito dentro, anche tu hai fatto un bagnetto. Questa settimana per Veronica è stata un incubo perché ha continuato a fare bagnetti, lavare il bucato, lavare i vestiti. È stato un continuo, guardate, c'è la vasca dei vestiti che sta esplodendo praticamente. Fai il bucato, no, c'è la lavatrice piena. I bambini sono troppo bassi, sì, infatti. Prendi e sposta il bucato, non possiamo farlo perché è piena, asciuga il bucato, ok? Siamo super indietro con le lavatrici, abbiamo un sacco di panni sporchi. E poi qualcun altro che ha bisogno di chiedere aiuto con il vasino? E Francesca, aiuto con il vasino alla babysitter. E poi facciamo anche, chiedi del bagno sempre a lei. Anche tu sei sporco e non hai chiesto del bagnetto, mannaggia, vieni qua, chiedi del bagno a Veronica. Allora, vediamo quale bambino possiamo mettere a dormire. Lui sta usando il vasino e poi direi che puoi andare a dormire e dormi. Mattia sta già dormendo sul divanetto, ha bisogno di andare in bagno prima di dormire, quasi quasi farei usa il pannolino e poi passerei direttamente al lettino, vieni qui e dormi. E Andrea dov'è? Eccolo qua, lui ha bisogno assolutamente del bagnetto, quindi chiedi del bagno. E altre scelte, aiuto, portami una bevanda, così, perché lui è al tratto indipendente. Cibo per favore, proprio in realtà più che cibo tu hai bisogno di del bagnetto, ho sbagliato.
non chiedi del cibo, ma altre scelte aiuto, chiedi del bagno. Ok, e poi una volta fatto il bagnetto ti farei dormire anche a te, quindi dormi. Lisa è qui che sta dormendo, sta facendo un pisolino sul divanetto, anche lei ha bisogno di un bagnetto. E bolle di sapone alla babysitter. Io direi che la babysitter può anche smettere di insegnare il vasino a... infatti. E quindi vediamo. Andrea sta andando a dormire, ma sei tutto sporco, ti ho detto che avevi bisogno di un bagnetto, chiedi del bagno alla babysitter prima di andare a dormire. Vediamo un attimo, torna indietro, torna indietro. Ok, ci sono un po' di bimbi che hanno bisogno del bagno. Vediamo, dai che sono già le 8 di sera, poi vi metto a letto piano piano tutti uno per volta. E andando in ordine, Melissa. Ok, Melissa, anche tu hai bisogno del bagno, quindi vieni qua, mamma mia quanti vestiti che ci sono, chiedi del bagno a Veronica. E Ariel è soltanto stanca, quindi Ariel vieni nel lettino e dormi. Francesca sta facendo il riposino, poi Francesca vieni qua, chiedi del bagno alla babysitter e poi vieni nel lettino anche tu e dormi. Lisa sta già facendo il bagnetto e poi Lisa io la metterei nel lettino anche lei a dormire. Dormi. Ok, un'altra persona che dovrebbe assolutamente fare il bagno è la stessa Veronica. Vediamo se fa il bagnetto al piccolo Andrea. Ora devo proprio andare, ok, la babysitter se ne va. Sì, i vestiti sono tutti sporchi, più che altro non per il bagnetto ma per la lavatrice, quindi facciamo una cosa. Veronica, vieni qua e asciuga il bucato. Facciamo cambiare i vestiti, cambia abito e mettiti il pigiamino. Poi, te no, non andare lì, vai a dormire, vieni qua nel lettino, dormi. È crollata Veronica, è da un po' che non succedeva, ma alla fine è crollata. Mattia sta dormendo. E i tre maschietti stanno dormendo, Lisa sta andando a dormire adesso, Francesca e anche lei sta andando a dormire, però è andata a dormire nel lettino di Andrea, quindi Andrea passa di qua e dormi. Poi ci manca soltanto Melissa, eccola qua Melissa, cambiati d'abito, cambia abito e facciamo anche, anche per te il pigiamino. Veronica, hai bisogno di andare in bagno, quindi vieni qua e usa. Poi abbiamo detto, asciuga il bucato, per forza lo devi fare. Veronica, guarda quanti vestiti hai sparsi per casa, perché abbiamo le ceste del bucato che non sono abbastanza. Cioè, guardate, troppi, 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 troppo bucato da fare. Questa espansione è super, super reale, devo dire. Melissa, direi niente bagnetto per te, vai subito a dormire perché non c'è tempo. Lo facciamo domani. Anche perché dobbiamo fare il bucato per risolvere questo problema. E Veronica ha un bel po' da fare stasera. Probabilmente potrei mettere un'altra lavatrice, un'altra asciugatrice. E prendi e posa il bucato in un'altra stanza, perché forse una lavatrice è poca per 7 bebè. Direi sì, è decisamente poca. Intanto si sta facendo una doccia veloce veloce e poi direi che possiamo chiudere qui l'episodio con la povera Veronica che si deve fare non so quante lavatrici, praticamente dovrà stare sveglia tutta la notte e in più deve fare le lavatrici anche per la babysitter, perché anche lei si è fatta il bagno a casa nostra e ci ha lasciato i vestiti sporchi. Nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto, ormai al passaggio di età manca soltanto un giorno, sì, due giorni perché deve scoccare la mezzanotte, però ormai ci siamo al secondo giorno, arriviamo alla mezzanotte e poi chiudo qui l'episodio. Veronica, quanto hai ancora per la doccia? Dai, l'asciugatrice ha finito, guarda il bucato, no, non ho ancora finito, peccato. No, crolla, non ci credo. Niente, volevo cercare di ripulire un po' insieme a voi tutti questi panni, però la soluzione migliore è, mi sa che è quella di prendere una lavatrice nuova, cioè una lavatrice in più o addirittura due, e quasi quasi lo farei. E dove le possiamo mettere però? Non mi sembra il caso di metterle in camera da letto, però è l'unico spazio che abbiamo qua, quindi mettiamole. Ok, sono andata a mettere due lavatrici e due asciugatrici, quindi direi di
Iniziare. Fai il bucato, aggiungi la lavatrice e poi anche qua. Fai il bucato e aggiungi la lavatrice. La piccola si è svegliata, ma fai un pisolino. Vediamo se riusciamo perlomeno a fare qualche lavatrice prima di andare a dormire. Vediamo un po' se ce la facciamo a ripulire qualcosina. Bene. No, guardate, il bagno è devastato. Cioè, è pieno di panni sporchi. Ah, ma li prende tutti insieme? Vediamo. No, infatti. Fai il bucato, aggiungi la lavatrice. Fai il bucato, aggiungi la lavatrice. Fai il bucato, aggiungi la lavatrice. Non crollare, ti prego. Riordina un po', grazie. 1, 2. Fai il bucato, aggiungi la lavatrice. Dai. Poi vieni qua. Vediamo. Veronica è fin troppo disagio per farlo. Ok, non lo può fare, niente. Però almeno abbiamo ripulito un po' i panni da terra, perché ce ne sono ancora tanti. Brava. Ok, nel frattempo è scoccata la mezzanotte e quindi posso annunciare con grande felicità che manca soltanto un giorno al passaggio di età dei nostri bebè. Quindi, fatto questo, Veronica, direi che puoi anche venire a dormire, perché lo so che sei molto stanca, quindi dormi. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su per supportare la serie, di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!